E per il Trapani scatta l'esclusione dal campionato a seguito della seconda rinuncia a giocare appunto ieri a Catanzaro. Intanto a Palermo si pensa alla trasferta di Terni. Il Trapani è fuori dal campionato di Serie C, una conseguenza inevitabile per la seconda rinuncia ieri a Catanzaro dopo la prima in casa con la Casertana. La squadra non è neanche partita per la Calabria, dove era prevista la prima trasferta. Alla base della decisione gravi problemi economici ed organizzativi in seno alla società. La squadra infatti era senza un allenatore, a indispensabile a norma di regolamento dopo le dimissioni di Daniele Di Donato e senza il tempo per tesserarne uno nuovo. Le polemiche a Trapani non mancano, soprattutto tra il comitato dei tifosi e l'imprenditore Pellino, che nelle ultime settimane ha tentato di acquistare la società. La realtà però adesso è che il Trapani è fuori, e pensare che 5 anni fa sfiorò la promozione in Serie A accedendo ai play-off e lo scorso anno è retrocesso solo per 2 punti di penalizzazione combinati per inadempienze societarie di Alivision. I giocatori adesso saranno svincolati d'ufficio e liberi di accasarsi altrove. Uno dei primi a trovare una nuova collocazione dovrebbe essere Gregorio Luperini, il centrocampista ormai ad un passo dal Palermo. Ieri nemmeno i rosanero sono scesi in campo per il forfè del Potenza, fermato dalle autorità sanitarie lucane. L'allenamento di ieri però ha riportato Doda nel gruppo di Boscaglia e potrebbe essere una delle novità per il turno infrasettimanale che vedrà il Palermo di scena liberati di Terni contro la squadra di Lucarelli. Anche Accardi è tornato in gruppo e potrebbe far parte della squadra in partenza per l'Umbria, anche se Boscaglia dovrebbe far debuttare Somma dal primo minuto.